Innanzitutto il rilievo nazionale di questo protocollo lo dimostra la presenza del vice capo della polizia, il prefetto Guidi, e anche l'ANCI con la delega che ho come vicepresidente dell'ANCI alla legalità e alla sicurezza. Una seconda considerazione che mi sento di fare è che questo progetto così importante si innesta su un lavoro che è stato fatto nel quartiere sanità in questi anni davvero importante. E non mi riferisco solo alle istituzioni, qui è presente la municipalità che ringrazio per il lavoro che fa, ma anche il terzo settore, le associazioni, il mondo laico, il mondo cattolico, tanto che per molti la sanità è diventata per certi aspetti un laboratorio. Quindi noi esprimiamo gratitudine allo Stato che ha compreso che questo lavoro andava ulteriormente consolidato e rafforzato. Poi vorrei, approfittando della presenza del prefetto, del vice capo della polizia, sottolineare il livello eccellente che in questa città c'è di cooperazione istituzionale, certe volte anche con risorse non sempre adeguate, e questo progetto, oltre ad avere buoni intenti, ha risorse umane, ha risorse materiali, ha risorse economiche. È importante perché si innesta sulla filiera su cui il Comune e la Municipalità svolgeranno il ruolo progettuale di elaborazione di progetti come previsto dal protocollo, che va appunto dal momento della scuola, il momento del sociale, della formazione, della legalità e del cercare di avviare al lavoro i ragazzi per evitare che possano diventare manovalanza del crimine. Quindi si vanno a toccare tutte le filiere ed è per questo che sarà fondamentale il lavoro di cooperazione con la magistratura qui rappresentata ai massimi livelli e con le forze dell'ordine. Quindi c'è molto bisogno di questi che sono progetti concreti e quello che ci ha insegnato l'esperienza di questi anni, che lavorando sul territorio e anche la terza municipalità in questo è un esempio, stando veramente al fianco delle famiglie, dei ragazzi, si riesce a fare un lavoro enorme non solo per evitare che dei ragazzi possano utilizzare la stessa invece che altri, ma anche a recuperare chi ha sbagliato. Io ci tengo molto su questo aspetto e chiudo su questo. Io credo che il più grande successo è non solo individuare, chiaramente, questo è il compito delle forze dell'ordine e della magistratura, i responsabili, ma quando si riesce finalmente a portare insieme a noi ragazzi che hanno sbagliato e che raccontano agli altri ragazzi di non fare quello che hanno fatto loro, questo è un moltiplicatore incredibile. E qua ci vuole risorse, competenza, capacità organizzativa, capitale umano, insomma questa città con le professionalità che esprime a tutti i livelli lo sta dimostrando, quindi credo che con oggi davvero si mette in campo un'azione importante, adesso ognuno di noi dovrà raccogliere la sfida con tutto l'entusiasmo e la passione che ci contraddistingue.